Ciao ragazzi, benvenuti in questo video. Giochiamo contro Serge 251065 e giochiamo la siciliana aperta. Vediamo, cavallo C6, facciamo il fiore B5 oggi, la Rossolimo è da un po' che non vediamo questa possibilità. G6 è la variante principale. E facciamo arrocco e facciamo cavallo C3. Questa è una mossa rara. L'ho giocata forse. Sì, è quella che ho giocato contro il ragazzo Maglioni, Leonardo Maglioni, alla semifinale quest'anno. E trovate la partita, ok, in alto a destra, se mi ricordo di linkarvela. E di 6. Ok, la mossa più precisa qua, se non ricordo male, è E5. Però vabbè, anche D6 non deve essere male. E su D6 credo che il modo più interessante di giocare col bianco sia... In realtà non ne ho idea. D6. Va bene, D6 è una mossa normale, no? E cosa facciamo? Sto cercando di temporeggiare perché è strano. Ho dei ricordi tipo alfiere per B per E5. Però non mi convince per niente sta roba. Non mi convince per niente proprio. Vabbè, facciamo E5 subito. Anzi, dai, fidiamoci della memoria. Alfiere per C6, B per C6 E5. Ma c'è qualcosa che mi puzza in sta posizione. Non mi piace. Non mi piace. Non lo so, vabbè. Vediamo cos'è che mi turba. Tipo D5 penso H3 per impedire questo sviluppo dell'alfiere. Poi questi sono deboli, magari li posso attaccare in stile ninzo indiana. Questo cavallo farà fatica a trovare delle case buone, anche se ha questo percorso. E se la mem mia memoria non mi inganna, qua D per E5 è la mossa da fare. D5 invece arriva. Ok, perché dico che H3 è importante? Perché E5 è il pedone che è avanzato senza sostenitori credibili. E quindi è importante tutelarlo. E alfiere G4 è una mossa che andrebbe a eliminare il principale difensore. Quindi H3 mi viene da farla sicuramente. C4. C4. Anche questa è un'altra mossa strana. Perché, ok, C4 non capisco bene dove vado a parare. Perché io ho delle reazioni centrali abbastanza anche obbligate. Forse l'obiettivo del nero è banalmente liberarsi da questa doppiatura. Però facendolo mi attiva i pezzi, in particolare la torre in A1. Adesso è in una collocazione ideale. E posso essere contento di questa posizione. Questo pedone sarà sempre debole in qualunque fase della partita. Lui ha gli alfieri, però sono due alfieri che lavorano male. E ha anche dei problemi di sviluppo. Mi aspetto cavallo H6, altrimenti, cioè, se iniziasse a fare E6, le case scure diventerebbero anche quelle un grosso problema. Quindi, secondo me, per il nero è importante qua cercare di aprire la posizione, magari preparare F6 con calma. Ora penso sia troppo presto così, ad occhio. Magari cavallo H6, arrocco, F6, una cosa di questo tipo, un po' in stile Urdenizze. Però ok, è piacevole la posizione del bianco, onestamente, quindi sì. Non sono preoccupato. Sono pronto a fare mosse naturali, torre 1. D4 non lo so, posso anche fare a meno, forse. Per provare a conquistare questa casa un secondo momento, magari riesco a installare i pezzi in questo modo, andando a prendermi proprio le case scure lasciate deboli dalla struttura del nero.
Quindi arriva cavallo H6, torre 1 è una mossa di cui non voglio fare a meno. Voglio... torre 1 va bene a prescindere. Rinforza questo punto. E ora attiviamo l'alfiere da questa parte. Mi piace sto giro di alfiere. L'alfiere rompe le scatole. Torre 8. Ok, questa non la capisco tanto. Se l'idea è fare F6, non... togliere la torre da qua. Ok, forse... vuole togliersi da questa situazione, ma non era super necessario. Vabbè, facciamo alfiere C5, era un po' nella nostra lista delle cose da fare. Attacchiamo casualmente anche A7, ma questo è un po' un effetto indesiderato. E forse anche giocare cavallo A4, cavallo C5 aveva il suo perché, eh. Però va bene, dai, giochiamo anche per non rimanere troppo indietro di tempo, come al solito. E lui gioca E6 qua, che è una mossa terribile, secondo me, E6. È una mossa veramente molto brutta, perché posso mangiare A7, banalmente. Cos'ha in serbo per me? Sembra un pedone gratis. Ok, abbiamo detto che questo pedone era un pedone debole sul lungo periodo, però onestamente non mi aspettavo che sarebbe potuto cadere 4 mosse dopo A per B3, però è successo. L'alfiere, ok, l'alfiere è sospeso, ma è attaccabile dalla donna, ma è libero di tornare molto tranquillamente da dove è venuto. Ora alfiere C5... Ok, dopo donna A5, alfiere C5 è sconsigliabile, però posso giocare anche donna A1 qua. Ora, forte del fatto che sono in vantaggio di materiale, cambiare le donne mi sembra del tutto legittimo e consigliabile. Quindi donna A5 è un po' soft. Il nero ha giocato male questa partita, ha giocato tante mosse... E 6 torre 8 in particolare, che sono un po'... soprattutto E6. E6 va a bloccare questo alfiere. Questo alfiere è bruttissimo. E le mie mosse sono tutte molto facili. Quindi giochiamo alfiere C5. E ci togliamo dai problemi legati all'alfiere in A7, che sicuramente non è il pezzo meglio difeso del mondo. F6 arriva, ma in ritardo. In ritardo colpevole... e grave, quindi ora abbiamo tutta una serie di mosse. Ok, D4, rinforziamo E5. Se mangia, sono pronto a piazzare un fortissimo cavallo al centro della scacchiera. Cavallo F7, va bene. Ok, così è come avrebbe dovuto giocare prima, senza E6 e senza perdere A7. Quindi... Già. Proviamo a insistere con il cambio delle donne. Sembra che sia una cosa che possa facilitare la trasformazione del vantaggio. Non so se prima mangiare qua. Vabbè, mangiamo qua per prima cosa e poi giochiamo donna a 7. Ok, ancora una volta, se non cambia le donne, ho migliorato la posizione della regina. Adesso bisogna stare attenti, questa è una cosa abbastanza tipica. Torre A8 e la donna è intrappolata. Quindi, no, abbiamo donna B6. Cosa sto dicendo? Beh, donna B6, insistiamo. E così posso prendere la colonna anche con la torre. Perché, ecco, ad esempio, se gioco torre A1... torre A8 è un problema, è una sorta di infilata, se vogliamo, dopo torre A8. Donna D7, torre A1 e adesso possiamo provare a entrare sul lato di donna con torre A7. Vediamo, può cacciarci la donna al fiere di 8, ok, può molestarci un po', ma... ok, questo dovrebbe forzare il cambio delle donne e anche delle torri. Quindi torre A8 cambio, mi permette l'ingresso in ottava.
Ok, alfiere per A8 è forzata. Ok. Donna B8 e ora deve parare di donna, perché altrimenti perde l'alfiere. Quindi in quel senso siamo contenti. Adesso cambieremo le donne e proveremo a portare a casa questo finale, che non solo è buono perché abbiamo un pedone in più. Ok, ho controllato di avere un pedone in più perché non ero certo, ma in più c'è questo alfiere che è veramente terribile. Molto, molto, molto brutto. Ok, miglioriamo la posizione dell'alfiere. L'unica cosa che sarebbe un po' da evitare sarebbe ritrovarsi, cioè cambiare tutti i pezzi e ritrovarsi con questo alfiere contro questo. Sì, è vero che questo alfiere è molto più forte, però con gli alfieri di colore contrario, cioè questo va sulle case scure e questo va sulle case chiare, sappiamo che in genere l'alfiere, diciamo, il pezzo difensore ha molte più chance di patta, quindi sarebbe una cosa, insomma, da evitare se possibile. Poi mi sembra che sia molto possibile in questo caso. Quindi, vabbè, miglioriamo la posizione del cavallo. Qua minacciamo cavallo B6, che è una minaccia grande come una casa. L'alfiere è incastrato, quindi giocherà cavallo A5 per dargli un po' di aria. Cavallo D8. Ok, il nero non ha mosse felici qua. Alfiere D8 anche para la minaccia, ma tutto sembra molto brutto. Io sono pronto a occupare le due case centrali lasciate deboli dalla struttura del nero con i pezzi, centralizzare il re e con calma preparare la creazione di un pedone passato, però con calma. Calma. Ecco, ad esempio, si sta per materializzare quello che volevo evitare. Cioè, dopo cavallo D3, lui fa alfiere A6, se faccio cavallo C5 mi cambia questi e siamo rimasti proprio con gli alfieri contrari. È una cosa grave? Sì, sarebbe meglio da evitare, dai, insomma, possiamo evitare, evitiamolo, no? Quindi lui vuole mettere l'alfiere in A6. Vabbè, attiviamo il re. Facciamo le cose utili intanto. Attiviamo il re, portiamo il re ad esempio in E3. Il tempo è sotto controllo. Abbiamo 2 minuti e 40. Direi più che sufficiente per stare sereni. Re F2, re E3, magari prendiamo spazio da questa parte, G4, tanto il nero non ha molto da fare. Ora, cavallo B7, dove vuole andare sto cavallo? In A5, ma da A5 non ha prospettive, allora vuole fare C5. Va bene, faccia C5. Ok, alfiere F1 qua non è un problema perché G2 è tenuto. E, ok, mi aspetto C5 come logica conseguenza alla mossa precedente del mio avversario. Però anche su C5 sono pronto a cambiare. Tra l'altro mi facilita la vita perché pedone B dopo diventa passato. Che creare un pedone passato è uno degli obiettivi nel finale. Il primo passo verso la vittoria. Non essendoci più la possibilità di dare scacco matto. Comunque, essendo questa possibilità molto più remota. Mettiamo il cavallo in B6. Scappiamo da questo pseudo attacco. Non so se fosse veramente una minaccia. Forse non lo era. No, anzi, sicuramente non era una minaccia. Però, ok, onestamente non mi ricordo perché ho fatto cavallo B6. Però ok, arriva C5, ora posso mangiare. Sì, su alfiere per C5 copro di alfiere, quindi... E quindi sono entrato in questo finale di alfieri contrari. Ok, questa è stata una leggerezza. Onestamente credo che il finale sia vinto comunque anche dopo alfiere per B6. Però sono più contento che non abbia cambiato
Al suo posto avrei cambiato e avrei sperato di ottenere qualcosa. Alfiere B4, cavallo D3. La posizione si fa un po' più complessa, effettivamente. C'è un grumo di pezzi leggeri da tenere d'occhio. Anche cavallo D6, per esempio, minaccia cavallo F5 e perdiamo l'alfiere. Quindi dobbiamo comunque tenere gli occhi aperti. Alfiere D6, ok, prendiamo spazio, facciamo G4. Se mangia il cavallo io rimangio di pedone. Ok, facciamo C4, dai. Dopo C4 il bianco crea un pedone passato. Sia che il nero catturi, io ricatturerò il pedone C sarà passato. Sia che non catturi, allora addirittura ne avrei due. Pedoni passati si definiscono come quei pedoni che non hanno nessun intralcio di altri pedoni avversari per arrivare alla promozione. Quindi vedete che qua non ci sono pedoni nelle colonne BCD. C4, arriverà anche C5. Anche qui, calma, calma, calma. Vabbè, facciamo C5. Oh, mi sono rotto di essere calmo, quindi... Un po' alla volta, un po' alla volta, bisogna sudare. È un gioco per vecchietti. Gli scacchi bisogna avere un po' di pazienza a volte. Minacciamo questo doppio. Re e alfiere. Ok, alfiere G2, pare che... lui voglia minacciare il pedone H, quindi facciamo H4, paura di niente. Alfiere H3, alfiere H3, posso difendere il pedone, però questo pedone è già difeso, no? Sempre da questo doppio qua. Quindi posso tirare dritto per la mia strada e fare C6, adesso che ha tolto l'alfiere dalla copertura di questo. Cavallo D8. La facciamo alfiere 5, mi piace qua. Attacco l'alfiere, che è il bloccatore del pedone C, quindi anche la mossa più logica. È vero che dobbiamo essere forti tatticamente per giocare una mossa come alfiere E5. Alfiere E5 sembra proprio devastante, esatto. Infatti mi dà un pezzo, il pedone in G4 è difeso e con la tattica il bianco vince immediatamente. Ora ho due pezzi in più, 25 secondi, in una posizione veramente banale, banale, banale. Attiviamo il re. Vabbè, mettiamoci così. Proveremo anche a dare matto senza dover promuovere per forza. Siamo le persone eleganti. Esatto, arriva l'abbandono, questo è il modo più elegante da parte sua di finire la partita. Ok, qua ci sono già dei temi di matto, no? Cavallo G5, se il re viene in H6 c'è matto di qua. Se il re viene in G8 faccio re F6 e le case per il re iniziano a essere veramente, veramente molto poche. Ho tutto il tempo di costruire reti di matto di questo tipo, perché una volta che il re sarà in stallo, in Zugzwang, Il nero sarà costretto a spingere questi pedoni, ma sono un milione di modi di vincere questa posizione. Ok, la partita è stata vagamente fortunata, semplicemente perché lui ha perso, vabbè. Strategicamente, secondo me, qua il bianco ha già una posizione fantastica. Però diciamo che la posizione è diventata ufficialmente vinta quando... Ho vinta però di grandissimo vantaggio. Quando perde a 7 sta giocando una posizione leggermente inferiore con anche un pedone in meno, quindi le probabilità di pareggiare questo tipo di partite sono veramente scarse, scarsissime. Ottimo, dai, noi ci vediamo domani per un'altra partita.
Vi auguro una buona giornata. Faccio buon appetito a tutti, perché a quanto pare siete state tutti mangiando. E ci vediamo domani. Ciao a tutti, ragazzi.